e benvenuti in questo nuovo vlog. Io mi sto preparando perché devo andare a fare le unghie tra poco. Oggi infatti è venerdì e questa mattina mi vedete libera dallo studio solo perché ieri ho dato il primo esame della sessione. Quindi solo questa giornata me la sto prendendo di riposo perché poi da domani devo rimettermi a studiare seriamente perché il prossimo esame è tra davvero poco e devo ancora fare un bel po' di cose. Quindi stamattina me lo sono presa off, tranquillo, solo perché appunto ieri ho finito l'esame alle 5:30 e poi ho avuto anche una cena di compleanno, quindi comunque sono tornata a casa tardi. Avevo preso l'appuntamento per le unghie per stamattina, quindi ho detto vabbè dai, prendiamoci tutta l'intera giornata, un po' di riposo, di relax per ricaricare le pile e anche per godersi il risultato dell'esame, perché l'esame di ieri è andato molto bene. Era diritto del lavoro perché avevo già dato il parziale a novembre, mi sembra, o a dicembre, non mi ricordo. Comunque avevo già dato il parziale, quindi ero anche un po' più tranquilla, anche se comunque non era facilissimo. Però da domani devo rimettermi a studiare per diritto tributario, che è un bel po' difficile, almeno io l'ho trovato un po' difficile. Però appunto oggi giornata un po' più di relax perché prima di tutto devo rifare le unghie perché sono quelle che avevo per il mio compleanno, quindi ormai è passato praticamente un mese e poi questo pomeriggio voglio andare a fare un giro al centro commerciale perché con i saldi ho fatto un ordine su Stradivarius, ho preso davvero cose secondo me bellissime, o almeno devo vedere quando aprirò il pacco se saranno effettivamente così carine, scontate, ci cioè ho preso forse 5 capi per 50 euro, quindi comunque 10 euro e sono tutti maglioncini, cardigan che comunque si trovano comunque intorno ai 20-25 euro non meno. E appunto, siccome mi è arrivata la notifica che il pacco è arrivato, stasera ne approfitto per andare a ritirarlo e poi, siccome mi hanno regalato per il compleanno anche un buono proprio del centro commerciale, vado anche a fare un altro giro a vedere se trovo qualcos'altro in sconto, comunque qualcos'altro, ad esempio ho finito il mascara, quindi comunque devo ricomprare alcune cose che mi servono un po' più urgentemente. E poi fare anche un giretto, magari sto cercando anche un paio di jeans nuovi, vediamo cosa trovo. Quindi proprio davvero una giornata di riposo e relax. Ovviamente appena torno a casa vi faccio un haul di quello che ho preso, sicuramente del pacchetto di Stradivarius e poi se prendo anche qualcos'altro, delle altre cosine che riesco a trovare. Sto cercando di prepararmi abbastanza in fretta perché sono un po' in ritardo. Stamattina ho preferito dormire 5 minuti in più e quindi sacrifichiamo un po' il make-up. Ovviamente in questo periodo anche il tirocinio è un attimo in pausa perché appunto fino alla settimana scorsa sono andata, però adesso che appunto devo studiare un bel po' per questo esame che ho tra più o meno è tra 3 settimane, quindi ho bisogno di tutto il tempo che ho a disposizione, non riesco ad andare anche a fare 5 ore la mattina in tirocinio. Per le unghie invece penso che farò qualcosa di molto molto basic e semplice. Vorrei fare il solito bianco latte e poi un pochino perlatino. Anche se non mi ricordo più che cosa avevamo utilizzato, magari fare anche il rosino e poi perlato sopra. In realtà vorrei comprare anche qualcosa, qualche novità make-up stasera, quindi sicuramente farò un bel giretto anche da Sephora. E poi ovviamente devo anche comprare qualche libro nuovo, perché stasera poi vi aggiorno anche sulle nuove letture, però sto per finire il libro che sto leggendo adesso e quindi ho bisogno assolutamente di almeno 2 libri nuovi. Così posso stare tranquilla per un po'. E poi appunto ho anche finito questo mascara che è il mio preferito, il Lash Princess di Essence nella colorazione verde. Cioè il tubetto è verde ovviamente, non il mascara. Quindi dai, sicuramente stasera appena torno haul saldi e anche book, mini book haul. Perché comunque i libri che vorrei prendere so già che al 90% li trovo in libreria. Se vede la mia pelle così bella e luminosa, c'è una risposta ed è l'essence che vi ho fatto vedere nel video precedente a questo, quando mi stavo struccando e mi stavo facendo la mia skincare, cioè questa qui. Vi lascio il link anche nell'info box, io l'ho presa su Amazon e
davvero mi sta cambiando la pelle. Ovviamente non per tutti potrebbe avere lo stesso effetto, però io ho letto tante recensioni positive. Davvero la mia pelle è sempre super luminosa, molto più compatta, idratata, mi piace proprio, per me è super promossa. Comunque, questo è il make-up, davvero semplicissimo. I capelli li ho così da ieri, magari poi questo pomeriggio prima di andare al centro commerciale darò un'altra ripassatina col ferro, però adesso sono pronta, quindi andiamo. Unghiette fatte, questo è il risultato. Ho fatto un bianco barra un pochino rosa. Ho fatto mettere poi il top coat, quello un po' più pearlescente. Però davvero mi piacciono tantissimo. Questa è l'altra. Ecco, forse così si vede un pochino di più l'effetto luminoso. Mi piacciono davvero tantissimo. Tornata a casa nel mentre è anche andato via il sole, purtroppo. Comunque le unghiette sono queste, ve le fate vedere in macchina poco fa. Devo dire che mi piacciono davvero tantissimo, si abbinano anche al mio maglione oggi. Adesso pranzo, mangio una cosa veloce, mi riposo un pochino e poi usciamo e andiamo al centro commerciale insieme. A casa dopo un lungo pomeriggio di shopping, perché questo è il risultato. Non ho preso solo le cose da Stradivarius, ma ho messo tutto in questa busta perché avevo paura di dimenticarmi qualcosa. Ho sia ritirato l'ordine che avevo fatto con i saldi e poi ho trovato anche altre cose, quindi ho utilizzato la gift card. E devo dire, sono molto contenta di quello che ho trovato. Ho girato veramente tanti negozi, penso che l'abbiate vista dalle clip precedenti, perché sono anche andata da Douglas a vedere alcune cose di Elf, però alla fine non ho preso niente. Ovviamente sono andata anche in libreria e poi appunto da Stradivarius, quindi inizierei ovviamente dalla parte più succosa dell'haul, partendo con le cose che ho preso con i saldi. Quindi ovviamente queste cose non penso ci siano ancora in negozio, se non magari qualche pezzo, e sul sito non so che taglie siano rimaste. Comunque, prima cosa che avevo preso era questo cardigan o maglioncino, non lo so, giacchino, comunque che si apre perché ha tutti i bottoncini. Questo più che altro l'ho preso proprio per tenerlo indossato aperto, quindi con una maglietta magari a maniche lunghe, bianca, comunque molto basic, e poi questo aperto. Mi piaceva tantissimo il colore, è a costine. E questo colore secondo me è molto bello perché è un mix tra un beige, un tortora, un marroncino, mi piaceva tanto. E questo appunto era scontato, vabbè, da $19,99 a $12,99. Sempre colore simile. Ultimamente sto cercando un po' di aggiungere al mio guardaroba capi più basic, quindi ho preso questo, anche questo è una sorta di maglioncino, anche questo tessuto a costine un po' elasticizzato, sempre marroncino, beigeolino. Questo invece ha la cerniera, quindi si apre così, quindi questo è un pochino più sportivo, anche col cappuccio, però non troppo, abbastanza elegantino. Qua non c'è neanche nemmeno più il prezzo, comunque anche questo l'ho pagato intorno ai 10 euro, non di più. Altro capo beige, prometto che poi sono finiti, almeno mi sembra. Ho preso questa felpina, questa era scontata, non costava $15,99, però qua c'è ancora il prezzo vecchio. Molto carina perché questa è abbastanza corta, col cappuccio, sempre questo colore molto neutro, beigeolino, che mi piace tantissimo. Molto semplice, però ormai sono grande fan delle felpe un pochino corte, perché come sapete indosso jeans a vita alta, quindi mi piace di più l'effetto poi anche della felpa. E questa poi, tra l'altro, in negozio l'ho vista anche di un altro colore non scontata e l'ho presa, quindi dopo vi faccio vedere anche l'altro colore. Poi per finire con i cardigan maglioncini, forse il mio pezzo preferito è questo, perché stavo cercando un maglioncino celeste da tantissimo tempo e quando l'ho visto scontato non potevo crederci. Questo da $39,99, che se a me sembra strano che costasse così tanto, $9,99. Questo ha la cerniera, molto materiale abbastanza pesante,
Anche questo non troppo lungo, secondo me è molto carino perché è un celestino però nemmeno troppo acceso, davvero bello. E poi, visto che c'ero, ho preso anche questi che sono dei pantaloncini per tipo workout, allenamento. E di questi mi piace moltissimo il materiale, sia perché sono belli, sono proprio molto morbidi, quindi anche molto molto comodi. Finito con la parte dei saldi, andiamo invece alle cose che ho preso in negozio con la gift card. E appunto iniziamo subito con la felpa, perché appunto la felpa uguale a quella beige con il cappuccio corta l'ho presa anche in grigio. Questo grigio chiaro mi piace tantissimo, non ho molte felpe di questo colore e quindi l'ho voluta prendere. E poi io avevo detto che stavo cercando anche dei jeans e ne ho trovati ben due paia, sempre del modello che io prendo da Stradivarius, che è il Mom Fit si chiama. E sono uscite queste due nuove colorazioni, perché io le ho in tutte le colorazioni disponibili e sono uscite queste due nuove, che sono appunto questo, un classico color jeans un po' blu scuro, e poi questo invece che è molto chiaro. E mi piace tantissimo come mi stanno su, mi piace il fatto che comunque non abbiano strappi eccetera, siano comunque semplici però hanno un taglio che mi piace, anche la lunghezza mi piace molto, quindi ho visto questi due nuovi colori e li ho presi. E poi altro pezzo forte che ho preso a Stradivarius è questa giacca che avete visto anche la clip in cui la indossavo nel camerino, blu, molto molto bella. Adesso forse non rende un po'... Però ecco, questo è il blu, comunque si vedeva bene anche nella clip, con i bottoncini dorati. Mi piaceva perché non ho un cappottino corto, quindi tutti i cappotti che ho sono lunghi, arrivano alle ginocchia. E questa secondo me era molto carina, un po' elegante, e secondo me questa giacchina ci stava bene, poi appunto non avevo nulla di blu, non avevo nessuna giacca blu. Secondo me questa è molto bella, il blu lo abbino sempre con il beige o il bianco, mi piace tantissimo. Poi ho preso altri due capi basic da Tezenis, questi non erano scontati, e cioè due magliette a maniche lunghe, queste semplici. Non sono quelle termiche, sono proprio quelle classiche, mi piace indossarle sia sotto i maglioni, anche appunto questa più un cardigan come quelli che ho preso appunto da Stradivarius. L'ho presa sia in bianco che in grigio, perché ce l'ho già nera e blu, quindi così ho completato la collezione. Poi OVS ho preso orecchini e ovviamente il mascara. Il mascara non mi dilungo tanto, il Lash Princess di Essence versione verde, mio preferito di sempre. E poi questi orecchini, molto carini secondo me come sono fatti, perché sono abbastanza piccolini e tra l'altro sono placati oro. Costavano 7,99, quindi li ho presi. E poi il libro che ho scelto è questo. Ero troppo indecisa sul secondo da prendere e avevo anche un po' di fretta, ero anche stanca perché stavo girando da tanto tempo, quindi ho preso questo, che è appunto La guerra delle due regine, che fa parte della saga di Blood and Ash, è appunto il quarto libro. Ho letto i primi tre ovviamente, questo mi mancava e avevo preso un po' una pausa da questo stile fantasy, però ovviamente avevo bisogno di sapere come continuare la storia, e quindi l'ho preso. Tanto è abbastanza grosso, non ho ancora finito il libro che sto leggendo adesso, quindi dovrò finire questo e poi deciderò cos'altro prendere. E a proposito, nei commenti consigliatemi anche qualche altro nuovo libro da leggere, se avete qualche suggerimento. E quindi questo è tutto per l'haul in parte di saldi, perché poi a parte quelle 5 cose di Stradivarius tutto il resto non era scontato. Io adesso sistemo tutto questo disastro e poi inizio a scegliere cosa fare per cena, perché tra un po' è quasi ora. Sono solo a cena, avevo fame e stavo desiderando una pizza, quindi per cena oggi pizza surgelata. Io ci aggiungo semplicemente un altro pochino di mozzarella, origano, olio, la metto in forno, non vedo l'ora di mangiare. Ho fatto anche la doccia, ho messo il pigiama pulito e adesso sono pronta qui con la mia camomilla.
Questa è quella Sogni d'Oro che è anche digestiva e mi piace davvero tantissimo. Solitamente l'alterno sempre con quella Twinings miele e vaniglia. Oggi mi andava più questa, anche se non penso ci sia bisogno della camomilla oggi perché sono davvero stanca. Però come sapete questo ormai è sempre il mio momento relax. Ho anche acceso la candela, quella stile caminetto che ho trovato da Lidl prima di Natale, però ce l'avevo ancora conservata perché appunto finché non ho tolto tutte le decorazioni di Natale non volevo accenderla e l'ho accesa quindi in questi giorni e mi piace davvero tantissimo. E adesso quindi sono pronta per la lettura di stasera che è Le Cronache di Narnia. Ho preso infatti il libro che contiene tutti i racconti su Amazon, ve lo lascio nell'info box se qualcuno di voi interessa. Sono a buon punto. Ero curiosa di leggerlo più che altro perché ho visto diversi spoiler di recente proprio su come finisce più o meno la storia, perché ovviamente io ho visto solo i film, tra l'altro i primi due film per me sono bellissimi, sono un capolavoro e sono tra i miei film preferiti, il terzo invece non mi è piaciuto per niente, cioè neanche me lo ricordo perché mi ricordo appunto solamente che non è all'altezza dei primi due. Per una volta finito il libro sicuramente li riguarderò tutti e tre. Mi sta piacendo, comunque è abbastanza leggero, mi piace leggerlo prima di andare a dormire, quindi ve lo consiglio se ovviamente vi piace il genere fantasy. Ho letto un bel po', però mi stavo anche addormentando, quindi per svegliarmi un pochino, perché non voglio andare a dormire alle 9:30, continuo a vedere altro dei miei film preferiti, sempre a tema fantasy, che è Shadowhunters. L'ho iniziato infatti avantieri, però poi ieri sono uscita a cena quindi non sono riuscita a finirlo e oggi non vedevo l'ora di avere un po' di tempo per guardarlo. Lo guardo su Prime Video, quindi penso di finirlo e poi finalmente vado a dormire. Questo è tutto per questo vlog, spero che vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Se avete visto il video fino alla fine, commentate con un emoji celeste o blu. Io vi ricordo come sempre di mettere mi piace al video, iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e noi ci vediamo nel prossimo video.